Ciao, incantate, benvenuti o bentornate sul mio canale. Io come sempre sono Nia e questo è The Enchanted People. Oggi rispondo a una richiesta che mi ha fatto uno di voi ed è stato troppo carino, che in pratica mi ha detto proprio così. Sto sale nero, tutti dicono che è la vita, cioè letteralmente proprio protezione, tutta questa roba qua. Soltanto che io ho trovato tantissime, tantissime ricette diverse e voglio sapere ancora, voglio sapere anche la tua. Sono troppo curioso. E dopo quest'audio dolcissimo, ecco qua che ti accontento con questo video dove ti mostro come fare questo sale nero, ma non solo a te, anche agli altri che desideravano sapere come si facesse. E questa è la mia personale ricetta, vi faccio vedere tanti trucchetti che io utilizzo per realizzare il sale nero e spero che vi piaccia, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Passiamo subito a quello che ci servirà, e ci servirà un bel mortaio, magari bello grande, sarebbe meglio, il mio è piccolino, però non è importante perché lo faccio a step e quindi risolvo in maniera piuttosto veloce. Poi ci serviranno delle erbe che sceglieremo in base al nostro intento, quali sono più affini a noi, magari al nostro segno zodiacale oppure quali sono le nostre preferite. E poi ci servirà un cucchiaino della strega. Quindi per farlo, come vedete, io qui ho anche il mio calderone, però è opzionale. Per farlo, però, è importante avere le ceneri degli incantesimi di purificazione che noi facciamo. Poi, ovviamente, ci servirà il sale. Io utilizzo il sale fino per questa ricetta perché mi riduce il passaggio di triturare il sale grosso. Come vedete, del semplicissimo sale da cucina che io ho preso appunto al supermercato, quindi non abbiamo scuse, è facile da reperire. Ovviamente le erbe sono opzionali, non è necessario. La cosa importante sono proprio le ceneri degli incantesimi di purificazione, quindi non buttiamole mai perché ci servono. Alla fine del video vi svelerò un passaggio opzionale che faccio io personalmente, non so se qualcun altro lo fa, però è un passaggio per me molto importante perché fa sì di conferire al sale quel colore nero molto intenso. Prima di partire vi voglio dire che cos'è il sale nero. Il sale nero è il sale della strega, che era anche tanto tempo fa un antico rimedio contro le negatività, il malocchio e le fatture. Al giorno d'oggi viene utilizzato anche con questi scopi, però senz'altro è un sale che viene utilizzato come sale purificante, ma a volte viene utilizzato anche per tracciare il cerchio magico. E a tal proposito sul mio canale ho un video al riguardo. Il cerchio magico è un cerchio di protezione quando svolgete gli incantesimi. Se vi interessa, andate a vedere il video, ve lo lascio su nelle schede. Ma procediamo subito con la preparazione. Per la preparazione del mio sale, io utilizzo il mio cucchiaio della strega, che è un cucchiaio consacrato e dedicato solo alla mia pratica magica. Inserisco all'interno del mio mortaio 3 parti di sale. Ad ogni modo, nonostante il sale sia già fino, io lo schiaccerò ugualmente col pestello all'interno del mortaio per dare la mia energia al sale stesso. Questa è un'operazione che ovviamente possiamo fare anche col sale grosso, oppure possiamo utilizzare il sale rosa se per esempio è qualcosa che c'è più affine. Ognuno di noi può personalizzare questa ricetta come meglio ritiene, perché l'importante è seguire il proprio intento e trovare la ricetta perfetta che risuona con la nostra energia. Una volta svolto questo passaggio, io vado a prelevare direttamente le ceneri dei miei incantesimi di purificazione e per 3 parti di sale io ne utilizzo una abbondante di cenere residuale degli incantesimi di purificazione. Come vedete, non ne ho tantissima all'interno del calderone, quindi devo utilizzare più volte il cucchiaio perché non riesco a riempirlo completamente. Comunque giriamo bene il nostro mescuglio e mettiamo all'interno di questo nostro movimento anche il nostro intento. Come vedete, io nel mio caso ho dei piccoli pezzi di carboncino dovuti alla fumigazione di un piccolo pezzo di palo santo che non sono riuscita a bruciare completamente, però col mio mortaio riesco a sbriciolarlo per bene. E per via del fatto che utilizzo un mortaio molto piccolo, trasferisco tutto dentro un piattino che utilizzo solo per la mia pratica Ripeto questa magica. procedura finché non avrò terminato tutte Se le le mie mie ceneri. Se voi avete un ceneri. mortaio più grande, che non sia in legno perché questo sale macchierà senz'altro il legno, infatti il mio più grande è di legno, ma non posso utilizzarlo per questo, utilizzate il mortaio più grande che avete.
e quindi impiegherete meno tempo e dovrete fare meno passaggi. Io invece devo fare tutti questi passaggi proprio appunto perché il mio mortaio è così piccino. Una volta terminata questa operazione avremo senz'altro un buon ammontare di sale per continuare. Qui vi mostro il mio passaggio opzionale, ovvero quello di aggiungere della polvere di carboncino. Possiamo utilizzare sia un carboncino per bruciare incensi, sia della diavolina, oppure dei carboncini che sono ricavati dal bruciare di tronchi all'interno del camino. Quindi possiamo riciclarli così. Per ricavarne la polvere abbiamo diversi metodi. Il primo è quello di graffiare la superficie del carboncino con il nostro cucchiaino o con qualche strumento adatto. Così però ci vorrà un pochino più di tempo. Quello che vi consiglio e quello che faccio io è di mettere proprio il carboncino all'interno del mortaio e romperlo col pestello. Prima si spaccherà in pezzi più grossolani, ovviamente possiamo usarne anche solo metà, e poi lo andremo a pestare col pestello per bene fino a che non diventerà una polvere finissima. Ricordiamo che il carboncino che stiamo utilizzando ovviamente è altamente infiammabile, quindi se utilizziamo questo passaggio extra non lo utilizzeremo in prossimità di fiamme, a meno che non avremo la certezza che siano completamente controllate. Ottenuta questa bellissima polverina nera come l'oscurità, possiamo aggiungerla al nostro sale e mescolare. Questo conferirà un colore molto molto più scuro al nostro sale, proprio come potete vedere da queste immagini. E questo è ottimo soprattutto per chi lavora tantissimo con la magia dei colori. Se vi va un video sulla magia dei colori, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Una volta terminata la nostra mistura, io trasferisco tutto all'interno del calderone, perché questo fa sì di impregnare il mio sale delle energie del calderone, oltre che aiutarmi a recuperare tutta la cenere che era rimasta nel calderone e si era aggrappata alle pareti di ghisa. Come vedete, vi sto svelando tutti i miei trucchi e qua, come potete vedere e sentire, sto facendo rumore sul calderone perché così il sale verrà purificato anche dall'energia del suono. Questa è una cosa che faccio io e spero che apprezzerete che lo sto condividendo con voi. A questo punto trasferisco tutto nel piattino nuovamente e posso aggiungere le mie erbe. Le metto nel mortaio e qui sto aggiungendo delle bacche di ginepro perché hanno una funzione esorcizzante ed è quello che mi interessa attivare all'interno del mio sale. Aggiungo 5 a 5 di bacche di ginepro, in questo caso ne ho messe 10 in totale, però ne ho aggiunte 5 più 5. Aggiungo 3 cucchiai di lavanda, io gioco molto con la numerologia. E per terminare aggiungo anche 3 cucchiai di menta, questo per via della sua funzione esorcizzante, purificante, rilassante, ma soprattutto curativa. Schiaccio il tutto per bene con il mortaio per far uscire tutti i profumi e gli oli essenziali di questi fantastici ingredienti che ho scelto, però a me piace lasciare i pezzi ancora abbastanza grossolani. E prima di inserire le erbe all'interno del mio sale, ovviamente le vado ad attivare, e per quanto riguarda l'attivazione ho fatto un video dedicato molto specifico e ve lo lascio su nelle schede come sempre. E a questo punto sono pronta per inserire le erbe all'interno del mio sale. Mescolo per bene e poi posso inserire il tutto all'interno di un contenitore apposito. Come potete vedere, a me ne era rimasto veramente ben poco. Io lo metto all'interno di questo contenitore di vetro e per farlo creo un imbuto con un foglio di carta. A questo punto chiudo il tappo e do una bella shakerata. Fatemi sapere con un commento se voi facevate così il vostro sale nero. Mi raccomando, se vi va iscrivetevi a questo canale, mi aiuterebbe davvero tantissimo a crescere e vi ringrazio per iscrivervi ogni giorno. Per di più andatemi a seguire su Instagram perché lì vi posto tanti aggiornamenti quotidiani e dove rispondo ai vostri messaggi privati. Quindi detto questo ragazzi, lascio un grosso bacio e keep the magic on!